che ho deciso di fare stasera è dedicata appunto al tema della neve. La neve che è stata ampiamente rappresentata appunto in varie epoche e soprattutto vedremo come diventerà un soggetto anche a sé stante, il paesaggio acquisterà importanza solo a partire dal 600 in poi, perché in periodi precedenti la neve, anche se viene rappresentata, fa parte comunque di uno scenario di sfondo in mezzo a scene, lo vedremo sacre, a scene allegoriche e così via. Questo è uno dei dipinti, secondo me, tra i più belli, è di un danese. A questo punto vediamo come la suddivisione del tempo scandita nelle quattro stagioni è sempre stata, diciamo, rappresentata dagli artisti come allegoria. Capite bene l'allegoria delle quattro stagioni, la primavera, quassù in alto, l'estate, l'autunno, vedete questo signore che brinda con un calice di vino, e l'inverno, spesso rappresentato come un vecchio che si sta riscaldando. Qui vedete una parte, appunto, logicamente si trova su un territorio innevato. L'idea delle quattro stagioni, diciamo, come allegoria inizia già anche in epoca medievale, ma avrà una grande fortuna, per esempio, anche in epoca del barocco, e soprattutto anche del Rococò. E pensate a un artista come François Boucher, che ci fa tutta la serie di allegorie che vanno dalla primavera all'estate, l'autunno fino all'inverno. Questo è solo per farvi vedere che inizialmente anche la neve fa da sfondo, è inserita in soggetti allegorici, per esempio. E questo è Bouguereau che ci fa le quattro stagioni e ancora una volta usa queste figure allegoriche. Noi siamo alla metà dell'Ottocento e ognuna di queste figure, capite bene, si riconosce per i propri attributi, no? La primavera con i fiori, l'estate con il grano e ancora una volta, a distanza anche di 200 o 300 anni, scoprirete che questa fanciulla dell'autunno ha sempre il calice di vino e l'inverno è sempre una donna che si sta coprendo tutta, vedete, con un ampio vestito e addirittura sul manto ha questa sorta di neve. Quindi arrivare a un artista del Liberty, uno degli artisti più straordinari, che ci fa le sue fanciulle, queste figure sinuose, queste donne, questa allegoria appunto delle stagioni, con queste bellissime donne, anche queste rispettivamente con i simboli che caratterizzano le varie stagioni. Ancora una volta trovate l'inverno, vedete, dove questa donna è accannicchiata per causa appunto della neve e del freddo. Sempre le quattro stagioni di questo artista straordinario e trovate come cambiano le pose. Ma c'è sempre questo senso, questa forma elegante. Considerate il Liberty Art Nouveau, è un movimento a livello internazionale. Quello che colpisce sempre questa forma sinuosa, la linea al colpo di frusta, no? Dove si vede proprio questo movimento anche molto sinuoso. Ancora una volta vi invito a guardare quello che a noi interessa, che è l'inverno, l'allegoria, con tutte le caratteristiche che abbiamo appena detto. Arriviamo a quest'altro artista, siamo nel 1902, e guardate cosa fa. Non solo inserisce le figure con i loro attributi, ma inserisce sotto anche una sorta di paesaggio. Lui è un artista australiano e ci fa, vedete, un paesaggio primaverile, un paesaggio estivo assolato, un paesaggio autunnale dove quest'albero ha perso tutte le foglie e un paesaggio innevato. Ma iniziamo a questo punto il nostro percorso per comprendere quando la neve acquista veramente importanza. Se noi andiamo per esempio nel Palazzo Pubblico di Siena e guardiamo gli affreschi di Lorenzetti, scopriremo che in mezzo a quel capolavoro che sono gli affreschi veramente di questo Palazzo Pubblico, scoprirete che ci sono anche un fregio dove ci sono le allegorie ancora una volta le stagioni, e qui quello che vi mostro è proprio l'inverno. Vedete l'inverno che ha in mano anche, sta nevicando, non a caso anche lui sul manto ha questa neve e c'ha in mano proprio come una palla di neve. Ma c'è addirittura un artista come il Sassetta che fa una pala d'altare come questa che è dedicata, è chiamata proprio la Madonna della Neve. Pensate, questa è una
Pala, che si trova alla Galleria degli Uffizi. È un artista, siamo qui nella prima metà del 400 e qui trovate sullo sfondo le scene dove sono rappresentati il miracolo proprio della neve. A cosa ci si riferisce? Ora ve lo mostro più in dettaglio. Vedete, qui c'è addirittura la neve portata su un vassoio e questa santa che fa proprio una pallina con la neve. La neve, pensate, ora si è annerita con il tempo, ma era stata rappresentata con la foglia d'argento, proprio per dare questo effetto appunto della neve. Si racconta, il miracolo della neve è riportato da molti artisti, perché si racconta che venne una nevicata miracolosa proprio a Roma, sull'Esquilino, Colle dell'Esquilino, e si racconta, per esempio, anche nella tavola che c'è qui sotto, lo vedete bene, era una data in cui agosto di solito non nevica, nevicò e quindi la Vergine, vedete, fece sbriciolare a tutti gli angioletti, vedete la neve, e la neve che cadde a terra segnò il profilo esatto della chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. E questo miracolo, dove la neve cade dal cielo, mandata dalla Vergine, e gli angiolini in questo caso, vedete, stanno lavorando, sbriciolando queste palle di neve, è rappresentato, vi dicevo, anche da Masolino da Panicale. In questo caso c'è Maria che dà l'ordine insieme a Gesù, vedete, sono racchiusi in questo cerchio, dorato, il simbolo dell'eternità, no? Il cerchio è la forma circolare richiama al movimento eterno, no? Che ritorna sempre su se stesso, a differenza del moto rettilineo, no? Che va in una direzione. E guardate, da queste nubi stanno scendendo ancora qui, come se fossero palle di neve, e a terra, vedete, c'è la forma della Basilica di Santa Maria Maggiore. Il miracolo avvenne proprio il 5 di agosto del 352. Vi dicevo, questo miracolo che è stato rappresentato ampiamente da molti artisti. Infatti, la Vergine che era apparsa in sogno al Papa gli disse dove doveva costruire effettivamente la chiesa e lo fece con questo miracolo che ancora qui vedete. Questo è Papa Liberio che appunto poi dà l'ordine di costruire la chiesa. Guardate il dettaglio ancora una volta. Qui la Vergine, qui non si serve degli angeli, ma è essa stessa che apre il suo mantello, e dal suo mantello sembra uscire una coltre di nubi, dove sotto da queste nubi, vedete, scende a terra tutta questa bella nevicata. Ma altri artisti, per esempio come il Sassetta, fanno nelle loro pale d'altare anche non solo le predelle, ma anche delle opere tipo questa, dove c'è questo viaggio dei magi. Guardate, il viaggio dei magi avviene proprio nella neve. E è sorprendente perché questa tavola è separata da quest'altra Adorazione dei Magi del Sassetta e si è scoperto che, tornando indietro, se vi mostro questa, vedete, uno dice: ma c'è la stella cometa, il Viaggio dei Magi, che ci fa una stella cometa in basso. Di solito i magi, quando arrivano al cospetto di Gesù appena nato, stavano seguendo, diciamo, la stella in alto nel cielo, invece qui è basso. In particolare che loro vengono dall'Oriente, guardate, hanno addirittura una scimmietta posta su un cavallo. Il seguito, diciamo, è molto ricco. E qual è la particolarità? Guardate, abbiamo scoperto che è proprio in corrispondenza di questa Adorazione dei Magi qui, e infatti, se noi sovrammettiamo le due pale, scopriremo che si trovava proprio la famosa stella che guidava i magi, si trovava proprio sopra la capanna, appunto, dove nasce Gesù bambino. Ma veniamo a epoche ancora più recenti. Vi ho detto, farò una scansione temporale e guardiamo, qui c'è un codice miniato straordinario dove sono rappresentati dai fratelli Limburg tutti i mesi dell'anno. I mesi dell'anno messi in relazione a, diciamo, anche ai segni zodiacali, e soprattutto è uno spaccato sulla società del tempo, perché io logicamente ho scelto il mese di febbraio, perché il mese di febbraio è il mese che generalmente è più facile che nevichi. E qui trovate una scena proprio di un inverno
contadino, perché qui trovate, vedete, tutta una serie di personaggi che stanno lavorando, sono in piena dell'attività. E sta praticamente restituendoci un'immagine fedelissima dell'epoca, come se fosse una fotografia di quello che stava avvenendo. Guardate, ci sono queste donne, che nemmeno pudicamente, insomma, sono un po' anche, vedete, con la gonna, si stanno tirando sulla gonna per scaldarsi, addirittura stanno a gambe allargate all'interno di una casa, un'abitazione, dove si stanno scaldando. Interessante è vedere che hanno addirittura appeso all'interno della casa anche dei panni ad asciugare. Fuori che cosa c'è? C'è un ovile dove ci sono, vedete, degli ovini e qui fuori trovate, vedete, degli uccelli che vengono a mangiare perché è proprio più facile che qui si trovi qualcosa da mangiare per loro intorno casa. Quest'altro probabilmente è uscito e sta rientrando in casa, tutto avvolto, vedete, in un mantello e ancora più avanti. Andando verso il paese, chi trovate? Trovate questo signore nel bosco che sta spaccando la legna. Logicamente, vedete, ha già intagliato, sta per sferrare il colpo con l'accetta e ha già intaccato l'albero. E ancora più distante, chi trovate? Il contadino che con il suo mulo va a vendere, a trovare fortuna dove? In paese, vedete? E quindi è uno spaccato straordinario, ma ci sono i mesi, tutti i mesi dell'anno fatti dai fratelli Lindbergh, e questo è appunto il mese, come vi dicevo, di febbraio. Ma la storia del ciclo dei mesi, come abbiamo visto delle stagioni inizialmente, esiste in molti affreschi, in molte opere. Per esempio, qui siamo nel Castello del Buon Consiglio a Trento, che era una sede dei principi vescovi. Serie di affreschi sono veramente uno dei cicli più importanti, più celebri del gotico internazionale. È un ciclo logicamente profano, non a soggetto religioso, ma è un documento veramente preziosissimo al fine di capire anche qui la vita di come si viveva nel contado. E vi invito a vedere. È una raffigurazione questa di un'immagine anche molto articolata. Questo considerate il mese di gennaio. L'autore non sappiamo se è questo Venceslao, non abbiamo la certezza, e qui logicamente a gennaio c'è un bellissimo paesaggio innevato e sembra essere il primo della pittura occidentale veramente giunto ancora integro fino a noi. E che cosa vedete qui? Vedete il castello sullo sfondo. È interessante perché tutto è innevato e qui c'è una bellissima edera all'interno del castello che non ha un semplice bruscolo briciolo di neve, diciamo. E ci sorprende il fatto che qui si trova ancora colui che va a caccia con i cani, vedete, questi stanno andando a caccia e qui davanti chi trovate? Trovate dei giovani che invece si stanno divertendo. Guardate, stanno giocando a pallate di neve. Si stanno divertendo, questi stanno chiacchierando e quindi è uno spaccato ulteriore di una società, diciamo questa volta di una vita cortese, di una vita più nobile, no? Non il semplice contadino. Veniamo poi a artisti come Bruegel che ci presenta il suo paesaggio invernale con che cosa? Con pattinatori sul ghiaccio, lo vedete? Che stanno andando, stanno facendo giochi, questi personaggi qui stanno proprio pattinando su questo evidentemente lago ghiacciato e questo invece che cos'è? È una trappola per uccelli, ci fa capire come anche in questo caso ci sia uno spaccato veramente veritiero della società, guardate le abitazioni, le case tipiche diciamo del nord Europa. E di Bruegel abbiamo anche questo capolavoro che è Cacciatori nella neve. Vi volevo far notare un'altra cosa su questo dipinto. Guardate un attimo, lui ha inserito le persone vedendole molto distanti da noi, mentre il nostro primo piano è dato da quest'albero, da questi rovi, diciamo, da questi alberi spogli in primo piano. Ma è sorprendente il fatto che lui ha inserito degli uccelli che sono appoggiati su questi rami e si confondono quasi, perché questi sono in primo piano, le figure sono molto più distanti, sembra quasi che ci
ci sia, diciamo, una commistione fra gli animali, appunto, gli uccelli in questo caso, e gli uomini che si stanno qui divertendo anche pattinando sul ghiaccio. Questo è Cacciatori nella neve, ancora una volta si vede in lontananza tutto il paesaggio, proprio a volo d'uccello, dove si vede fino all'orizzonte lontano. Trovate qui, vedete tutti i pattinatori, c'è chi è caduto, vedete c'è qualcuno magari disteso a terra. E qui guardate tutto quello che si vede, il paesaggio con tutte le abitazioni e questi cacciatori che sono pronti con i loro cani, vedete, e hanno già preso delle prede, perché qui, vedete, hanno appeso gli animali, stanno rientrando probabilmente dalla caccia, mentre questi hanno acceso un bellissimo fuoco. Ancora una volta, gli uccelli che volano in alto, che ci danno questo senso proprio anche della profondità. E sempre Bruegel il Vecchio, l'adorazione dei magi nella neve. E questo è un corteo, il corteo dei magi, non lo direste magari, perché qui c'è Gesù bambino, si stanno inginocchiando i magi, qua c'è la stalla e sinceramente uno pensa a tutt'altro che un soggetto religioso. Come potete vedere, la neve non è la protagonista, perché la protagonista è l'omaggio che fanno, la festa dell'Epifania, no? Che fanno i magi nei confronti di Gesù bambino, che vengono a visitarlo e portano i loro doni. E in realtà però Bruegel usa una scena, un rigido inverno, per rappresentarci la vita di tutti i giorni. Anche qui c'è quello che va con il cane, che sta lavorando, che porta un secchio. È una città operosa, come erano tutte le città appunto del nord Europa. Paesaggio invernale con intrattenimento sul ghiaccio. E andiamo avanti con molti artisti. Valgono le stesse regole che vi ho detto. Arriviamo a artisti più avanti come periodo storico, per esempio queste Grimmer, che ci fa vedere addirittura quest'uomo che sta trainando con una slitta, vedete, con il bambino, addirittura hanno messo sopra, non so, potrebbe essere la mamma. C'è chi si sta divertendo e c'è chi invece è intento al lavoro di tutti i giorni. Vado veloce perché tanto questi sono tutti, diciamo, dipinti che possono essere tutti letti con la stessa chiave di lettura. Questo, per esempio, sempre è un paesaggio invernale di un pittore incisore, questa volta olandese. Qui siamo nel 600, lui era proprio specializzato nella pittura di paesaggi. E guardate, per esempio, anche la bellezza, no? Qui siamo in un paesaggio dove ancora l'orizzonte, diciamo lo sfondo è molto cupo, gli alberi sono completamente ricoperti di neve e valgono gli stessi elementi. Guardate sempre di questo pittore olandese, Divertimenti invernali. Qui c'è addirittura il cavallo che sta tirando, vedete, con una slitta. Ci sono questi, ci fanno capire proprio come erano fatti i loro pattini. Vedete i pattini con questa sorta di punte che sta, vedete, e qui ci sembra addirittura tipo una capra che sta tirando questo personaggio. È un divertimento, si fanno falò, ci si ritrova, si montano delle tende, vedete, e tutti sono così intenti a divertirsi, a mangiare e a chiacchierare. Veniamo ad altri artisti, questo è un paesaggio invernale, questa volta con figure e mulino a vento. Capite bene che ora il paesaggio sta prendendo sempre più campo come soggetto anche autonomo. La neve, tutto il paesaggio non fa da contorno a una scena sacra, una scena allegorica come era quella, per esempio, delle quattro stagioni oppure del ciclo dei mesi, ma diventa protagonista. Questo è il famoso mulino a vento. E considerate che questo artista visse in Olanda, nacque proprio, era nato a Haarlem. Ruisdael è famoso perché lui viene da una famiglia di pittori, tutti affermati paesaggisti. Vi invito a vedere come il paesaggio diventa sempre più, dicevo, predominante e come si sta molto attenta a rappresentare proprio anche gli effetti di luce. Guardate, per esempio, questa luce all'orizzonte, no? Che sta filtrando da queste nubi. E veniamo a artisti, per esempio, questo vi ho recuperato
l'opera di Boucher, che vi avevo detto faceva parte del ciclo delle stagioni, guardate in un artista barocco che cosa diventa l'inverno, è l'allegoria dell'inverno, sono una coppia, vedete questa fanciulla, pensate alle corti parigine, no? All'importanza di questi nobili che si divertivano, vedete con una slitta. Lui sta mandando questa slitta, quest'uomo tutto incappucciato e questa donna con il manicotto. Guardate com'è bellissima anche con questo visino aggraziato, dolce e anche un po' birichina, no? Sembra. E ci sta guardando e sul paesaggio, nello sfondo, trovate anche questa abitazione, anche qui un mulino. E è veramente un'allegoria che rispecchia proprio il clima di quell'epoca lì. Veniamo ancora più avanti con Goya, Tempesta di neve. Goya è un artista che ci documenta più la realtà. Capite qui la fatica, no? Vedete, qui stanno addirittura trasportando un maiale e questi qui, vedete, tutti incappucciati e c'è una tempesta, lo si capisce dal fatto anche che l'albero, vedete, è piegato, tutti gli alberi anche nello sfondo e loro sono tutti ben coperti e stanno avanzando con difficoltà. E il paesaggio innevato sarà protagonista sicuramente di tutti quegli artisti romantici che vedono proprio nel paesaggio un mezzo per esprimere i propri sentimenti, anche le proprie emozioni. Lo sapete, il romanticismo diventa quel movimento artistico che vuole portare sulla scena proprio i sentimenti. Lo sapete, no? Ogni periodo artistico di solito segue appunto un periodo precedente, ma nasce quasi in contrapposizione. Se pensate al periodo barocco, il Rococò che vi ho fatto vedere, no? Un periodo di grande leggerezza, cosa viene dopo il Rococò, appunto? Viene il neoclassicismo. Il neoclassicismo è quel periodo storico, letterario, artistico, che riporta tutta la razionalità, il periodo anche no, dell'illuminismo, in cui si cancella tutto quello, si bolla come sbagliato, tutto quello frivolo, tutte le cose che si rifanno alla frivolezza del periodo rococò, no? Questa esuberanza sia del barocco, del rococò. Ecco, gli artisti neoclassici ritornano a una classicità, a una rigidità, ritornerà alla prospettiva lineare centrica, cosa che nel barocco invece c'era una visione più, diciamo, con prospettive più ardite, visioni in diagonale, pensate anche a Caravaggio, no? Che fa tutte quelle sue scene anche di osteria o scene quasi teatrali. Ecco, nel neoclassicismo invece si recupera questa razionalità. Di contro, che cosa succede? Nel periodo successivo, è proprio appunto il periodo romantico, si vuole andare contro quello che è il neoclassicismo. Il neoclassicismo si era opposto al barocco, i romantici si oppongono ai neoclassici perché considerano il movimento neoclassico un movimento rigido, un movimento in cui la razionalità non c'era posto per la fantasia, per l'esaltazione invece, secondo i romantici, di quel periodo storico che è ricco in spiritualità, il Medioevo. Non a caso quello che avevano condannato i neoclassici, anche il periodo medievale era visto come un periodo d'oscurantismo. I romantici esalteranno proprio il Medioevo e diventerà una pittura sempre più soggettiva. E cosa c'è di meglio di utilizzare il paesaggio per trasmettere anche le proprie emozioni? E non a caso questo paesaggio invernale ci fa capire l'uomo nel periodo romantico è messo in secondo piano perché quello che domina è la natura. La natura, che è qualcosa di straordinario, a volte nella sua maestosità, fa sentire l'uomo piccolo. Troverete sempre nei paesaggi romantici, quando l'uomo compare, compare sempre di spalle, compare sempre piccolo nell'immensità della natura e di solito non è caratterizzato nel viso, diciamo, non si conoscono i tratti. E guardate, c'è questo sempre parallelismo tra quello che fa l'uomo e quella maestosità della natura. Guardate, qui trovate
Sullo sfondo potrebbe essere un castello, una costruzione umana, e guardate, la natura eguaglia, supera anzi la costruzione dell'uomo, perché questo vedete è un abete dove c'è un crocifisso. E guardate, un paesaggio invernale, questo è praticamente un cimitero. Sembra un cimitero dove ci sono appunto questi alberi secchi, c'è cioè questo senso proprio di solitudine, anche un senso di spaesamento, no? Un senso anche di mistero che domina tutta la pittura romantica. Una pittura che vi dicevo ci mette di fronte alla caducità della vita, no? All'impotenza dell'uomo. L'uomo sì, ha costruito questa abbazia. E adesso non c'è più, guardate, ci sono i monaci che continuano questa processione in un'abbazia che è diventata un rudere, ma la natura intorno, vedete, con tutti questi alberi, ci sono tutte le croci, un cimitero proprio dell'abbazia sotto la neve. Guardate, c'è questo forte, infatti, senso di vicinanza alla natura, al mistero della natura. E lo stesso dolmen sotto la neve. Era impensabile nel periodo precedente dedicare al semplice paesaggio, un paesaggio innevato con un semplice sasso, perché un dolmen non è altro che un sasso. Questi sono rami, alberi che, come il dolmen, diciamo, sono qui in mezzo a questa natura silenziosa. E arriviamo a un artista, per esempio, come Turner. Lui ci fa addirittura tempesta di neve. Battello al vapore si trova al largo di Harbour Mount. E che cosa vediamo qui? Vediamo una pittura che diventa sempre più sfaldata, sempre più evanescente. Guardate, non c'è una linea di contorno, non ci sono figure nitide. Duriamo fatica a vedere questo battello al vapore, c'è una tempesta di neve, ma tutto si sta sfaldando. E vi voglio ricordare che siamo nel 1842. Turner è un artista che anticipa di diversi anni, perché la prima mostra degli impressionisti è del 1874, con questa pennellata molto evanescente, con il disegno non marcato, e considerate, sembra anticipare quella che è la pittura degli impressionisti. Veniamo però a opere anche dell'Ottocento più, tra virgolette, tradizionali. Ci sono tutti gli artisti italiani come Angelo Inganni che ci fa scene, potrebbe essere una cartolina di questi posti quando ancora non esisteva la fotografia. Ippolito Caffi che ci fa vedere Venezia innevata e con la nebbia. Magari non siamo abituati a vedere Venezia con la neve, guardate la Chiesa della Salute, veduta di Venezia con la neve, sempre di Ippolito Caffi. È il periodo delle vedute, no? Trionfa veduta panoramica di una città. Guardate che cosa avviene in questi anni invece dall'altra parte del mondo. Queste sono le opere di Hokusai, Neve sul fiume, anche in questo caso, e qui potete vedere come si è rappresentata nella pittura giapponese invece viceversa questa linea di contorno che è marcatissima. Considerate che queste stampe giapponesi iniziarono a circolare poi anche in Europa, anche appunto a Parigi, e servirono da modello a molti artisti per rompere con quella che era la tradizione accademica che voleva il disegno, che voleva il chiaroscuro. E qui vedete, si usano campiture piatte, cosa che guarderanno molto appunto gli artisti anche parigini. Sempre questo di Hokusai, la casa del tè, e qui trovate la casa del tè e sullo sfondo il Monte Fuji. E capite benissimo che è un'opera completamente diversa da quello che è lo stile, diciamo, anche europeo. E considerate, quest'artista fa ben 36 vedute del Monte Fuji in vari periodi anche dell'anno. Torniamo però in Europa, torniamo a un artista che è il padre di realismo, è Gustave Courbet. Ci eravamo lasciati con la pittura romantica, esaltava il sentimento e nulla, esaltava, diciamo, il mistero, esaltava questo senso, diciamo, di indefinito, di grandezza. E il realismo che cosa fa? Viceversa, riporta, diciamo, tutta la realtà.
Courbet cosa dice? Dice bisogna essere del proprio tempo. In un quadro realista, pensate anche a Émile Zola, pensate anche al verismo Verga in Italia o tutto quel filone anche di letteratura, no? Dove il pittore non fa che rappresentare ciò che vede. La pittura non può esserci una pittura di storia, perché ci dice anche Courbet che la storia finisce un'epoca o l'epoca stessa. Un artista, se io sono un artista contemporaneo di adesso, non posso fare un quadro di storia dell'epoca di Napoleone. Rischierei di fare un soggetto di cui non conosco, non ho informazioni certe. La pittura deve essere contemporanea, l'artista può solo rappresentare ciò che vede. Quindi, nel periodo realista, capirete, è bandita tutta la religione, tutto quello che è legato all'aspetto religioso. La religione, logicamente, o quello che è soprannaturale, non può essere rappresentato dai pittori realisti. Ecco qui che ci fa vedere bracconieri nella neve. E questi bracconieri, con tanto di fucile e cane, vedete, stanno andando a caccia e guardate la verità di questa rappresentazione, dove c'è questo personaggio che sta tirando il cane, che sembra, anzi, lo sta proprio per bastonare. Quando il cane fa opposizione, diciamo, sembra sia indeciso e non voglia continuare a andare a passeggiare di quella neve. E guardate poi artisti, per esempio, andiamo sempre più avanti con Girardet. È un artista francese, Battaglia di palle di neve. Questi sono dei bambini, c'è una scuola dove ci sono i bambini e vedete stanno giocando nella neve a gruppi e persone, infatti stanno un po' brontolando questi bambini che sono intenti proprio a questi giochi. Chi è che non ha mai tirato una palla di neve? Andiamo avanti, ci sono altri artisti. Per esempio, questo è Boulevard de Clichy coperto di neve. E guardate come la pittura si va verso sempre più una pittura contemporanea. Louis Gilloir è un pittore francese, ci fa vedere Parigi bellissima sotto la neve. Guardate queste immagini, ve le scorro velocemente. La Parigi sotto la neve, con tutto anche sempre brulichio di gente che non si ferma nonostante la neve, è un'opera del 1899, siamo alle soglie del nuovo secolo. E prima dell'imbarco, 1893, guardate anche come si respira questo senso, questa atmosfera proprio di verità, no? Di rappresentazione. Altri artisti, qui siamo in epoca successiva, post-impressionismi, ci sono già stati gli impressionisti, con questo Cortez che ci fa l'Arco di Trionfo sotto la neve. È una pittura brulicante, vedete anche qui con tante piccole pennellate, anche qui sfaldate. Gli impressionisti qui hanno già fatto il loro corso, è una pittura dove è ancora più sintetica, diciamo, di quella degli impressionisti. Questo è Boulevard de la Madeleine, che vi è rappresentato in molti dipinti e con vedute, diciamo, da angolazioni diverse. Vi invito a vedere il cielo cupo, è una giornata di neve, lo si capisce. Le persone escono fuori, vanno a fare i loro acquisti e qui trovate, guardate anche le case ben illuminate. Guardate, bellissima anche questa, sempre Place de la Madeleine, visto da un'altra inquadratura, o questo, sempre questo boulevard parigino dove ci sono tutte le persone che con i cavalli, che con le carrozze, insomma, c'è un via vai continuo perché una città come Parigi è una città. È veramente una metropoli. Spostiamoci invece intorno all'Ottocento, alla metà dell'Ottocento, spostiamoci e guardiamo che cosa avviene in Danimarca. Paesaggi danesi lontani da questo, da questa confusione, caos della città, e ci portano in paesaggi che io veramente sono innamorata di molte di queste opere perché sono paesaggi straordinari. E non si può non apprezzare, il cuore proprio si appaga anche con questo senso di semplicità, ma anche serenità, no? Che dà un paesaggio innevato, in cui anche qualsiasi cosa, anche le più peggiori, diciamo, imbiancate dalla neve, la neve che copre tutto, ci danno questo senso proprio di una bellezza, di una purezza incredibile. Guardate questi paesaggi invernali di questo pittore. Quest'uomo e questa donna che si incontrano, guardate la morbidezza
di Andersen, Hans Andersen, Guardate la luce, vi invito a vedere come batte su questa neve che riflette, e guardate le ombre non sono le ombre nere che siamo abituati a, nella pittura del Seicento a conoscere, sono le ombre bellissime di un paesaggio dell'Ottocento in cui le ombre si colorano, come negli impressionisti. Guardate per esempio sempre questo artista Mosted, anche lui è un pittore danese, ci fa anche lui un sentiero. Guardate proprio la neve alta come scesa copiosa e questo uomo che sta arrivando su una slitta, vedete, trainata da un cavallo. Vado veloce, ma questo è quello che ho scelto anche per la copertina di questa lezione, un paesaggio innevato e soleggiato. E qui capite c'è una zona d'ombra, qui più prossima a noi, e qui su questi rami si è accumulata la neve, fa flettere, vedete anche proprio il ramo. E guardate questa casa così innevata con accanto questo albero. Si vedono le pedate fatte sulla neve fresca, no? Degli uomini che hanno camminato. Guardate ancora, sempre lo stesso artista, Mosted, paesaggio innevato. Questi bambini, questa volta escono dopo la nevicata, è uscito il sole, i bambini con la slitta arrivano per giocare. Lo stesso, guardate questo paesaggio innevato, la verità anche di queste viale che si trova a essere abitato solo da questi uccelli che si soffermano in mezzo alla neve per vedere se trovano qualcosa da mangiare. Guardate l'albero, i dettagli di questi alberi sono incredibili, diciamo, sembrano veramente delle fotografie. Andiamo poi invece a Stoccolma, di quest'artista svedese, e capite, lui era un professore proprio all'Accademia Reale, era un pittore all'Accademia Reale di Belle Arti in Svezia e aveva lavorato anche come acquerellista, un grande acquerellista questo Bergström, e ci fa anche lui, guardate, questi paesaggi. Vado avanti, ci fa addirittura un artista come Carl Larsson, ci fa un pittore all'aria aperta a Stoccolma. Vedete, questo pittore si è portato il suo slittino, ci sono questi che stanno guardando, il suo cavalletto si siede, logicamente ben vestito, guardate che scarponi che ha, appoggiato la tavolozza dei colori in terra. E tutto ben vestito, con tanto di cappello, una sorta di sciarpa ben di pelliccia, sta indossando, diciamo, un cappotto molto pesante. E guardate anche quest'altro artista svedese, qui diventa tutto imbiancato, tutto così puro, tutto così bello, con questo cielo rosato all'orizzonte. Ma c'è anche chi a Stoccolma raffigura invece un cantiere navale, Stoccolma in inverno, dove si vede un cantiere navale e i lavoratori, gli operai che stanno lavorando. Ci sono barche, ci sono macchine e quindi una città indaffarata, cambiano gli anni, siamo nel 1998, non è più come abbiamo visto Fratelli Lindbergh, una scena contadina, qui diventa una scena di operai. E qui Fritz Taulov è interessantissimo, è un pittore norvegese anche questo, che ci fa questi bellissimi paesaggi fino ad arrivare ad altri artisti norvegesi importantissimi. Guardate con queste case così colorate, vedete qui la neve rispetto ai paesaggi italiani come è alta, arriva quasi, vedete, a superare la porta o chiude addirittura la porta delle case, hanno spalato davanti alla porta di casa per entrare, ma la neve, vedete, era arrivata fin quassù. Questo per farvi capire la differenza di questi paesaggi. Guardate anche quest'altro pittore norvegese, dove protagonista diventano semplici alberi, cime innevate, con solo lo sfondo dietro, sempre di neve, montagne e cielo. Guardate che cosa fa questo paesaggista inglese, neve e nebbia. Sembrano colline con questo viandante, tutto è giocato sul bianco, la neve che assorbe tutta la scena e questa piccola figura che cammina, vedete, in mezzo alla neve. Guardate, bellissimi anche i paesaggisti russi. Io amo anche tutti questi paesaggisti perché ci fanno questi paesaggi invernali con questi cieli
aranciati, diciamo, con questi tramonti sull'arancione, sul rosa, dei colori bellissimi che poi con i complementari, con l'azzurro, col violetto, sono colori che si esaltano, diciamo, in cui si ammira veramente la bellezza del paesaggio. Guardate anche questo qui, questo arancio villaggio in inverno con questi azzurri, no? Sono colori complementari, lo sapete, e i colori complementari sono quelli che si esaltano. E qui trovate ancora una volta questo paesaggio semplice. Scena semplicissima, ma di una poesia incredibile, fino ad arrivare a questi paesaggisti americani e arriviamo anche di nuovo sempre con questo paesaggista danese, siamo in epoche più vicine a noi. Guardate, questo è Fischer e ci fa una giornata invernale e qui trovate ancora una volta, al pari delle giornate parigine, trovate, vedete tutte queste persone che sta vendendo, che sta passeggiando, questi nobili borghesi, diciamo, queste donne che stanno chiacchierando, vedete? Sono intente questa signora invece con il canino che sta attraversando la strada, quest'altro con la carrozza, questo sta chiedendo probabilmente un passaggio e quindi è uno spaccato di vita veramente fantastico. Giuseppe De Nittis, ora vi mostro tre artisti, ho scelto in realtà le opere di De Nittis, ma Zandomeneghi, De Nittis vedete che ci fa anche questo effetto neve, e sapete, De Nittis, Zandomeneghi e Boldini sono i tre artisti italiani che andranno a Parigi. Parigi conoscono gli impressionisti, infatti ora vi parlerò poi delle opere impressioniste. Questo è Giuseppe De Nittis e ci fa un paesaggio invernale con questa donna ben vestita, molto ricercata, anche il cagnolino, vedete, è ricercato come lei. Questi artisti saranno veramente i protagonisti di tutta la pittura dell'Ottocento italiana a Parigi. Ancora una volta è sempre la stessa ragazza con lo stesso cagnolino, addirittura qui ce n'ha due, stanno i canini giocando insieme. Guardate invece che cosa fa un artista come Paul Gauguin. Lo sapete, no? Paul Gauguin, insieme anche a Cézanne e a Van Gogh, sono considerati precursori di tutte le avanguardie del Novecento che hanno aperto la strada. Sono artisti post-impressionisti che superano l'impressionismo e ci trasportano, diciamo, verso nuovi orizzonti. Guardate Paul Gauguin. Inizia la sua pittura iniziale vicino agli impressionisti e qui si vede questa pennellata sfaldata molto veloce. Lo sapete, gli impressionisti, lui ha partecipato anche alla mostra degli impressionisti. Qui siamo nel 1879, gli impressionisti hanno già fatto la loro prima mostra nel 1874 e vi ricorderò come nasce la pittura impressionista, perché è stato possibile, perché gli impressionisti utilizzano il colore in tubetto di zinco. È stato inventato dal 1830 il colore in tubetto di zinco e quindi gli artisti non hanno più bisogno dell'atelier per pestare i colori, i pigmenti, combinarli e legarli con un legante, ma hanno il tubetto pronto come abbiamo noi oggi, quindi hanno un atelier portatile. Possono mettere tutto in una valigetta, portarselo fuori e quindi dipingere all'aperto. Nasce la pittura in plein air. Pensate ai covoni, per esempio di Monet, che li rappresenta in tutte le fasi, in tutti i vari periodi della giornata, anche in tutte le stagioni, come la serie per esempio delle Ninfee, la serie delle cattedrali di Rouen. Guardate, Boulevard Saint-Denis, e guardate qui, Claude Monet che ci fa proprio, considerate la mostra degli impressionisti appena avvenuta l'anno prima, gli impressionisti che sono comunque criticati, avevano esposto presso il fotografo Nadar perché appunto vennero esclusi dai salon ufficiali, no? Perché la loro pittura viene denigrata e chiamata una pittura proprio fanno impressione veramente, da qui il nome impressionisti, ma loro che cosa volevano? Catturare l'impressione di un momento, di una giornata come questa. È un dipinto che viene fatto in pochissimo tempo, in poche sedute, e gli impressionisti, non so se lo sapete, ma portavano con sé diverse tele.
usavano le tele a rotazione, perché è logico, se voi mi mettete a dipingere in questo boulevard, iniziate la mattina alle 8, non è che potete finire il pomeriggio alle 5, perché le situazioni di luce sono completamente diverse. Allora loro ogni ora cambiavano la loro tela e quindi magari tornavano in più sedute a fare il dipinto qui a Saint-Denis, Boulevard Saint-Denis, però ogni ora, il giorno dopo, 2 giorni dopo, a quella stessa ora tiravano fuori la stessa tela. Alcune tele sono fatte talmente veloci, altre c'è stato più lavoro, però ecco, sono tutti quadri che nascono rappresentandoci l'istante, l'immediatezza, non sono quadri studiati a tavolino. Non è che prima non si andasse a dipingere all'aperto. Qual è la differenza però, per esempio, tra i pittori realisti? Durante il periodo realista si andava a dipingere all'aperto, però poi i dipinti si rifinivano in studio, cosa che invece non avviene con gli impressionisti, perché gli impressionisti dipingono all'aria aperta dall'inizio alla fine, senza tracciare il più delle volte un disegno preparatorio, senza stare attenti a tutto il chiaroscuro. Vedete, queste sono tutte pennellate accostate che si rifondono nella retina. Guardate la strada per Giverny in inverno. Guardate questa strada transitata probabilmente da carri, dalle rotaie, e qui vedete com'è una pennellata molto abbreviata, una pennellata veloce appunto di un'impressione, di un istante. Sisley che ci fa la stessa scena, la stessa casa, lo stesso luogo, lo stesso paese rappresentato in molti dipinti. E sempre Sisley ci fa addirittura questa gelata, e guardate, valgono gli stessi discorsi di queste pennellate rapide, veloci, istantanee, e la nevicata sempre di Sisley. Gli impressionisti usano le ombre colorate, perché guardate che cosa fa quest'artista, è Berthe Morisot. Berthe Morisot è straordinaria, è una donna e si accompagna agli impressionisti da prima allieva e poi inizia anche lei, avrà successo, espone con gli impressionisti. Berthe Morisot che ci fa questo paesaggio innevato. Guardate a che livello è arrivata questa donna di astrazione, potrei dire, perché qui si riconoscono pennellate velocissime, vedete, molto abbreviate, quindi molto anche innovativo. Claude Monet è entrata a Giverny sotto la neve. Anche lui fa questa pittura così velocissima, neve lo stesso, oppure il Calais, strada coperta di neve, per tutti valgono gli stessi discorsi. E questo, anche questo poi è veramente il capolavoro, forse il quadro più famoso di Monet, almeno con la neve, La Gazza. La Gazza, dove il nome al dipinto lo dà quest'uccello che è posto qui su questa stazionata, su questa sorta di cancello, e questa gazza in mezzo a questo paesaggio innevato dove è tornato il sole dopo essere stata una tempesta di neve. Si capisce perché qui c'è una casa, c'è un camino qua che fuma, e guardate bellissimo anche l'ombra della gazza che qui appare. Siamo in un momento della giornata in cui le ombre sono abbastanza allungate, vedete, e infatti il cancello, sapete, no? Il sole a mezzogiorno avrebbe proiettato delle ombre subito sotto. Invece guardate una giornata di sole in cui le ombre si stanno allungando. E che dire di Pissarro, altri artisti, la strada dell'Opera, gli impressionisti inventano non solo questa pittura di pennellata veloce che si fonde nella retina, perché vista da vicino sono tante pennellatine accostate, ma inventano un'inquadratura che è veramente straordinaria, un'inquadratura dall'alto di qui siamo su un palazzo, siamo su un palazzo e al pari degli altri palazzi di fronte nella strada dell'Opera. E si sta vedendo, vedete qua giù l'Opera sullo sfondo, e si sta vedendo dall'alto tutta la città in frenetico movimento. Lo stesso Gustave Caillebotte è famoso perché lui ci fa i tetti innevati, lui è uno artista esso stesso che sosterrà gli impressionisti, perché gli impressionisti, lo sapete, molti di loro faranno vita proprio vivendo con poco, perché molti non avranno poi il successo, arriverà solo, come spesso succede per gli artisti, soprattutto quelli più innovativi, non vengono compresi nel momento in cui sono in vita, oppure vengono compresi troppo tardi, sempre strada a Versailles, e valgono questi gli stessi discorsi.
Boulevard Parigino con la neve, guardate che taglio particolarissimo, no? Visto dall'alto, le persone, anche, è quasi tutto indefinito, no? Però rende bene il senso di questa atmosfera. Veniamo con artisti come Paul Signac, non so se avete mai sentito parlare di Signac, Seurat, sono tutti artisti che studiano, partono dalle premesse degli impressionisti, che raffigurano, come avete visto, una realtà oggettiva, raffigurano la Parigi della loro epoca attraverso una pennellata veloce. Ecco, i puntillisti, perché qui vedete, siamo andati oltre l'impressionismo, fanno una pittura che è studiata scientificamente, mentre gli impressionisti avevano intuito, no, di come accostare i colori, ma non lo fanno in maniera scientifica, lo fanno in maniera un po' intuitiva. Ecco, ci sono artisti come Seurat e Signac che fanno proprio studi sul colore, come lo faranno artisti italiani, lo vedremo del divisionismo italiano. Studiano proprio e accostano i colori con pennellate complementari o con pennellate, diciamo, in maniera proprio scientifica. Guardate però qual è la differenza, per esempio, tra i puntillisti francesi e i divisionisti italiani. È questa: mentre i puntillisti francesi, ve lo rimostro, il quadro di Signac, usano una tecnica più scientifica nella rappresentazione della pennellata, però i soggetti si confrontano con gli stessi temi degli impressionisti, perché questi sono i soliti boulevard, sono le solite scene parigine, il circo faranno la Grand Jatte, che era una sorta di isola sulla Senna dove i parigini si ritrovavano. Ecco, scene, diciamo, i soggetti identici a quelli degli impressionisti, cambia la tecnica ancora più precisa e puntuale. Il divisionismo italiano però invece sfocerà verso il simbolismo, verso una pittura che diventa sempre più meditata, studiata. Non c'è quell'immediatezza, non c'è nemmeno in Signac l'immediatezza degli impressionisti, perché se devono studiare le pennellate, come accostarle, c'è un lavoro più razionale, più meno istintivo. Ecco, considerate la pittura tipo di Morbelli, questa pittura che diventa anche qui studiata scientificamente, una pittura meditata, una pittura che spesso simbolica, ve lo dimostrerò ora con alcuni paesaggi, anche sempre legati al tema della neve. E guardate, la pennellata italiana di questi artisti italiani è molto più filamentosa, è molto più allungata. Pensate per esempio alle opere di Giovanni Sigantini. Giovanni Sigantini è un artista, ci fa un'opera come questa. È una nevicata, però capite, si sfocia verso il simbolismo, le cattive madri. Il simbolismo è lampante, perché qui non è che ci vuole rappresentare un albero dove c'è una donna, diciamo, appesa a quest'albero. Lui ci scrive queste parole, sentite, amai e rispettai sempre la donna, in qualunque condizione essa sia, purché abbia viscere di madre. Cioè lui dice, io rispetto le donne, purché abbiano nel fondo, che siano nel profondo, diciamo, delle madri. E lui ha avuto delle vicende autobiografiche particolari, perché lui perse la madre quando era ancora piccolo e quindi lui è stato molto turbato da questo. Ha procurato questa morte della madre precoce un grande vuoto in lui e condanna lui tutte quelle donne che per qualunque motivo rifiutano la loro maternità. E qui infatti, vedete, c'è una donna che è a seno nudo, come quest'albero, vedete, tutta tortuosa, no? Sterile, come questo paesaggio in realtà però lei è un bambino, non so se riuscite a vederlo, un bambino attaccato al seno. E queste cattive madri, se ne trova un'altra anche qua giù, si trova il paesaggio, e sono scene, diciamo, simboliche, no? Che vogliono farci capire come per lui la maternità avesse un ruolo fondamentale, no? E quindi per loro queste sono cattive madri. O Giovanni Sigantini che ci fa il ritorno dal bosco, quindi un'attenzione anche alle popolazioni. Attenzione, per esempio, qui siamo in una frazione della Svizzera, Savognino, in inverno. Giovanni Sigantini ci fa questo paesaggio innevato con la cittadina sullo sfondo e guardate questo volo di uccelli che sta venendo verso di noi. Ma
Un altro artista famosissimo del divisionismo italiano è Pennizza da Volpedo. Guardate anche la sua pittura. Lui è uno dei padri del divisionismo italiano, con la sua neve in cui c'è questo paesaggio e c'è questo senso di silenzio che si respira e questa pace, fino ad arrivare a artisti come Carlo Fornara. Carlo Fornara è straordinario, un artista anche lui del divisionismo, si intitola L'Aquilone. L'Aquilone, non so se lo sapete, ma è un vento proprio di tramontana perché proviene dal nord e nord-est, è molto freddo, soffia molto forte e guardate, qui ci raffigura la fatica, no, di questa donna che è andata a fare delle fascine di legna, se le sta mettendo sulla schiena, le sta trasportando, guardate con che fatica il vento la spinge, si capisce, tira un forte vento perché guardate, questi rami sono completamente incurvati, no? Dalla parte opposta di dove sta andando la donna sta andando appunto contro vento. Giacometti, Inverno in Maloja, ecco ancora qui vedete, anche questa pittura di Giacometti, come sia giocata su queste pennellate accostate. Matteo Oliviero, Solitudine, oppure Dopo la neve, il sole. È un dipinto del 1908, si commenta secondo me da solo, ecco, sempre con questi giochi di luce e contrasti di ombre. Matteo Oliviero, sempre questo paesaggio invernale e quest'uomo in solitudine che sta attraversando. E fino ad arrivare a Augusto Manzini, Mattino d'inverno, qui siamo negli anni 30, questa è una veduta della città di Verona, è una veduta urbana attraverso una finestra e di là si vede al di là, sta nevicando, vedete come tutto è nebuloso, tutto è offuscato, è interessante perché trovate questo primo piano, vedete anche più nitido e di qua vedete la neve. E poi ritorniamo ai pittori norvegesi, più avanti negli anni, nel Novecento e non dell'Ottocento, e ancora questi paesaggi bellissimi. Questo è un artista norvegese straordinario. Guardate anche qui i giochi con i colori complementari, l'arancio col blu, come crea questi riflessi e queste luci abbaglianti, una giornata di sole dopo una nevicata. Molto copiosa perché qui guardate la neve ha coperto, non si vedono neppure più i tronchi a terra. O lo stesso questo paesaggista americano, anche la pittura americana è straordinaria, ci sono dei post-impressionisti americani che fanno dei capolavori. Questa per esempio è una scena, lo stesso di un pittore inglese, questo per farvi vedere che siamo negli anni 40. Tetti di Parigi sotto la neve, vedete ancora una volta, oppure paesaggio invernale, questo è di un impressionista americano e Palmer, bellissimo, guardate anche qui, non c'è anima viva, tutto è congelato, tutto è silenzioso, tutto è puro. Questo è Child Blossom, la nave bloccata nei ghiacci, e questo è un altro artista americano, e qui inverno a Madison Square. E qui trovate, vedete, come la pennellata diventa anche in questa pittura, è un impressionista, diciamo, americano. Trovate queste pennellate molto veloci, come gli impressionisti, appunto, parigini, oppure veniamo a pittori russi. Pittori russi si divertono, 1950, bambini che giocano in slitta. Guardate questi bambini che stanno correndo, questo qui ce lo fotografa, diciamo, nel momento in cui sta cadendo, è caduto dalla slitta. E ancora, questa è un'opera del 1916, guardate nei paesaggi russi, si stanno tutti divertendo perché è gli ultimi giorni sono di carnevale, questo momento, diciamo, dell'anno in cui si festeggia e sullo sfondo vedete, la città. Lo stesso, questo pittore russo ci fa questo gelo, tutto appare gelato, inanimato, tutto congelato. Lo stesso, l'inizio dell'inverno, con questo senso anche comunque di pace, magari mette anche un po' di tristezza, però tutti vorremmo camminare in un paesaggio così silenzioso. E veniamo invece a artisti, questo è Van Gogh, il vecchio cimitero nella neve. Van Gogh sembra rifarsi per certi versi alla pittura di Friedrich, no? Alla pittura, al filone romantico.
E qui vi voglio far vedere appunto come Van Gogh è un artista, lo conoscete, è il precursore degli espressionisti. E lui ci fa sempre più attenzione non tanto al paesaggio naturale di per sé, ma può cogliere certi momenti di vita anche contadina. Lui, sapete, è molto vicino anche a questi poveri operai, a questi contadini. E qui ci raffigura portatori di arbusti nella neve. Guardate, con questi zoccoli stanno viaggiando con fatica, il sole è all'orizzonte e stanno trasportando a testa bassa ognuno la propria fascina. Oppure questi, nevicata con queste donne che stanno portando sacchi. Van Gogh, dopo il periodo vissuto a contatto con gli impressionisti, la pittura cambia, cambiano i colori, non cambia la sua attenzione verso gli umili, verso i semplici, perché lui raffigurerà sempre il mondo semplice, anche i dipinti, non farà dipinti, se pensate, quando dipinge i fiori, non farà le rose, ma fa i girasoli. Fa dipinti veramente più vicini, diciamo, che di solito non, insomma, si dipingono fiori più raffinati, tra virgolette. E guardate, qui ha cambiato i colori perché ha conosciuto gli impressionisti, ha cambiato la sua tavolozza pittorica, ma rimangono queste pennellate vorticose, questa espressività, questo senso di tormento e di inquietudine. Guardate queste donne che sappano le zolle innevate, come sono curve nel loro lavoro, no? Quanta fatica lavorare la terra così bassa per queste donne. È una vicinanza veramente anche agli ultimi. Van Gogh ci fa anche questa bellissima nevicata, vedete? Questi sono i colori di Van Gogh, le pennellate di Van Gogh. Van Gogh che amante, lo sapete, del giallo, del blu, è logico, qui è una nevicata, domina il bianco. Arriviamo a un altro espressionista. Vi sarà capitato, insomma, un artista che va nella direzione di questo espressionismo è sicuramente Munch. Pensate all'Urlo. L'Urlo è uno dei capolavori di Munch in cui raffigura questo personaggio che ha un volto che è già un teschio, che si sta coprendo le orecchie e sta urlando. E c'è anche lì una lunghissima, lì c'è un ponte, un lunghissimo ponte dove ci sono due persone che stanno andando in direzione contraria alla sua, di quest'uomo che sta urlando. E anche lì ci sono colori alterati e sembra che tutta la natura stia urlando con quest'uomo. E qui che cosa trovate? Trovate il solito viale alberato, vedete queste due persone, un taglio particolare perché le persone ma quasi non si vedono. E anche i colori, questa è una nevicata, ci sono colori comunque, invece di essere colori puri, come abbiamo visto in altre opere, c'è questo senso di tormento, no? C'è questi alberi che pendono, guardate questi alberi, e quindi c'è questo senso tormentato. Guardate, notte bianca, questa è una notte bianca con la neve, con le ombre, vedete gli alberi. E anche questi vortici si formano nel cielo, come abbiamo visto anche in Van Gogh. Munch, che ci fa anche lui al pari di Van Gogh, non ci rappresenta la bellezza della neve, di un paesaggio innevato, ma ci rappresenta il lavoro dell'uomo, dà dignità agli uomini e al loro lavoro. Questi sono stradini nella neve, quindi ci fa vedere un momento in cui queste persone lavorano, stanno lavorando, questi stradini hanno fatto, vedete, un fuoco qui. E stanno lavorando e quindi è interessato non tanto alla rappresentazione del paesaggio fine a se stesso, ma a raccontarci degli ultimi che cosa fanno. Arriviamo poi in un mondo invece incantato, che è quello di Chagall, e qui le figure di Chagall quasi sempre volano, sono figure geometrizzate come in questo caso, cioè la prospettiva non esiste più, come potete vedere, perché è un mondo che non è più reale. Qui c'è una nevicata, si sta sorvolando su questa città e tutto sembra che stia in un certo senso, vedete qui c'è questo lampione, oppure le case, sembrano tutte volteggiando, no? Cioè, non c'è il senso di stabilità, ma c'è il senso di volare, di andare oltre. E le opere di Chantal non sono mai negative, sono sempre opere comunque
esprimono una serenità, e questa chiesa coperta dalla neve. Guardate questa chiesa con l'orologio e con le scene sacre rappresentate in facciata, e questa semplicità, ma questi colori così belli e luminosi. E fino ad arrivare a Vallotton, per esempio, Alpi, ghiacciai e cime. È un'opera del 1913. Lui è un artista svizzero e ha avuto rapporti stretti con coloro che si fanno definire profeti, i Nabì. I Nabì cercano, diciamo, non tanto l'espressività come abbiamo visto per esempio in un Van Gogh o in Munch, ma viceversa, ricercano una purezza, una semplicità, una bidimensionalità. E quindi ricercano una sintesi. Guardate queste montagne innevate, un paesaggio visto dall'alto a volo d'uccello dove non c'è anima viva. Ama la flessuosità della linea e la morbidezza proprio di questi colori che qui traspaiono. Arriviamo anche a questo paesaggista americano. Vedete, la pittura si fa sempre più sintetica, sempre più essenziale. E questo è l'uomo che mette le trappole. Vedete, c'ha delle trappole, anche lui col suo cane. E questo, anche questo è un artista straordinario, è Kent, fino ad arrivare a opere di Kandinsky. Kandinsky, lo sapete, il padre dell'astrattismo, che ci fa anche questo dipinto, vedete, di queste donne sulla neve. Fino ad arrivare, Kandinsky insieme a Franz Marc, fonda, lo sapete, il Cavaliere Azzurro, o lo spirituale nell'arte, e ricercano un'arte che si distacca da quello che è la realtà, anche se qui Franz Marc ci fa un ragazzo con la slitta. È un'opera del 1902, e poi, come Kandinsky, andrà verso l'astrattismo. L'astrattismo e cimitero, qui ci fa vedere con la canonica, e vedete qui le forme sono riconoscibili, ma sempre meno, perché a Kandinsky non interessa rappresentare la realtà così com'è, la realtà oggettiva, ma anzi ci trasporterà in un mondo che è un mondo astratto, dove le forme piano piano non si riconosceranno più, non avranno più attinenza con la realtà. Guardate, questo è un paesaggio invernale, la neve è diventata colorata. Non c'è più il senso di bianco, di candore, ma la neve può essere anche colorata, come qui. Questo è un viale, è un paesaggio invernale con la neve, ma appunto la pittura astratta diventa sempre, andrà sempre più verso un'astrazione, sempre più un gioco di colori, perché per gli astrattisti il colore è fondamentale. Sapete cosa dice Kandinsky nello spirituale e nell'arte? Ci dice che il colore è come le note. Considerate che molti di questi artisti sono anche musicisti, e lui dice che il colore ha una musicalità, ha un suono e ci colpisce anche nel profondo. All'inizio ci colpisce visivamente, superficialmente, ma c'è anche un effetto più profondo nella nostra interiorità. Ecco che vedrete nei quadri degli astrattisti la grande predominanza anche del colore. Termino con quest'opera di Paul Klee, che è un pittore tedesco, di origine svizzera, un artista che ha avuto anche la sfortuna di soffrire di una malattia, che ha deturpato, diciamo, è morto giovane, e soprattutto è un artista, anche lui, che va verso un'astrazione, una geometrizzazione, e a lui interessa questa purezza geometrica della linea, e per lui sarà un punto di riferimento. Guardate che cosa diventano le sue montagne, diventano delle piramidi, diventano dei solidi così nebulosi con questo albero in primo piano. Logicamente diventa anche una pittura che sfocia nel simbolismo, nel ritmo, anche qui, perché lui suona il violino, sono artisti. Spesso, vi dicevo, appunto, sono anche musicisti, e anche i nomi che daranno gli astrattisti, no? Non daranno più il nome tradizionale alle loro opere. Considerate, quando la pittura diventerà veramente astratta, si chiameranno composizioni, composizione 1, composizione 2, come i componimenti proprio musicali. E c'è questo senso, ancora una volta, ritorna al mistero, questo senso onirico quasi da sogno, e ci crea un effetto di grande straniamento.